Sono Ermelinda, faccio parte delle Fumne contro il TAV della Val di Susa e oggi insieme anche ad altre donne no TAV di Torino e dintorni siamo qui davanti alla RAI per un presidio di comunicazione e di solidarietà nei confronti delle nostre compagne Dana, Fabiola, Francesca e Stella che a seguito delle condanne per un'iniziativa di comunicazione del 2012 sono state condannate a delle pene molto dure. In maniera particolare Dana, è stata messa in carcere per 2 anni e quindi hanno voluto utilizzare questa condanna più che altro per impaurire il movimento, per fare in modo che Dana possa diventare un esempio affinché le persone se ne stiano a casa. Ma quello che succede nella realtà è che a noi questo tipo di affronti non possono fare altro che aumentare la nostra determinazione sulle ragioni che hanno portato queste compagne a mettere i loro corpi a disposizione della lotta. Ed è quello che noi continuiamo a fare ogni giorno sui nostri territori e oggi siamo venute qui per avere, diciamo, una voce più alta. In maniera che i mezzi di comunicazione si interessino a noi, non solo perché per noi questa lotta è importante per la difesa della nostra terra, ma è importante per tutte le persone perché è un enorme spreco e in un periodo come questo, con l'epidemia del coronavirus e con la salute che dovrebbe diventare la nostra principale attenzione, questa sarà un'opera invece che è portatrice di malattie. Quindi a maggior ragione noi oggi siamo qui, saremo poi anche sotto il carcere, per Dana e soprattutto saremo sui sentieri della nostra terra.